Se volete acquistare crediti, passate da vipfifacoins.com, veloce, sicuro e affidabile, e con il coupon MALATI15 avrete il 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Mark e dello staff di Noi Malati di Foot e sono qui oggi a portarvi la recensione di Origi Informa, che si è guadagnato questa carta grazie alla tripletta effettuata in campionato contro il Bastia. La sua carta passa da ala sinistra ad attaccante e sulla carta presenta un 86 di velocità, 77 nel tiro, 69 nel passaggio, 77 di dribbling, 31 di difesa e 66 di fisico. Work rate alto medio, 3 stelle skill, 3 stelle piede debole. Partiamo come sempre dalla velocità. 86 sulla carta diviso in un 87 di accelerazione, che mi è piaciuta molto, e 86 di velocità scatto. Quindi diciamo che parte molto bene e continua ottimamente la sua corsa. Infatti la velocità è un pro di questo giocatore. Anche se ogni tanto viene recuperato, ma provandola una spallata riesce a tenerla perché comunque ha un 74 di forza fisica che ogni tanto mi è piaciuta. Poi passiamo al tiro. 77 di valore generale con un 79 di finalizzazione che a mio parere è un pro perché mi ha segnato sempre almeno 2 gol a partita, se non anche di più, ma qualche gol lo sbaglia, ma ci sta, dai. È comunque un 79. 54 di tiro a giro che non mi è piaciuto molto, infatti anche dalle clip che vedrete successivamente, molti tiri semplici da dentro l'area a giro me li ha sbagliati, quindi vi consiglio di tirare con l'81 di potenza tiro, che è un pro di questo giocatore, tira fortissimo, tira di quelle bombe assurde, sia da fuori sia da dentro l'area. Passiamo al long shot, 73 di valore, che l'ho messo nei contro perché non mi sono piaciuti affatto, non erano mai pericolosi, sempre in mano al portiere, solo un gol fatto dal limite come potrete vedere. Per finire 82 di piazzamento che è un pro, perché lui riesce sempre a tagliare davanti dai difensori, forse perché è aiutato anche dall'alto medio di work rate. Passiamo al passaggio 69, che si divide in un 70 di cross, che non li ho provati perché lui era sempre centrale e non ha mai crossato praticamente, 59 di passaggi lunghi e 76 di corti con 72 di visione. Diciamo che il passaggio non mi ha fatto né caldo né freddo, insomma, passa discretamente la palla, ma sicuramente lui dovrà stare in area di rigore. Poi 77 di dribbling con 79 di dribbling puro, che mi è piaciuto abbastanza, aiutato anche dal 77 di controllo palla, destra e sinistra lo fa molto bene correndo, anche perché è aiutato dall'80 di agilità, infatti mi è piaciuta molto anche questa. Però purtroppo anche lui ha solo 3 stelle skill, che a mio parere se ne avesse 4 sarebbe un giocatore ancora più forte, anche se lo è già comunque ora. Parliamo un attimo del colpo di testa che non mi è piaciuto assolutamente perché è alto solo 1,85 m, solo per modo di dire, con 52 di salto e 65 di precisione testa. Le palle alte non le prende praticamente mai, solo se è libero, però anche se è libero ogni tanto me le sbaglia perché di precisione testa molto poco. Per finire ha 3 stelle piede debole, che l'ho messo anche questo nei contro, perché ogni tanto sbaglia dei gol clamorosi di sinistro, quindi se riuscite provate a tirare solo di destro, anche se ogni tanto ovvio che qualche gol di sinistro ve lo farà. Riepiloghiamo pro e contro di questo giocatore, che come pro abbiamo potenza tiro, piazzamento, finalizzazione e velocità. Contro ho messo il colpo di testa, le 3 skill, le 3 stelle piede debole, il tiro a giro e il long shot. Come voto finale ho deciso di dargli un bel 8 perché ve lo consiglio, provatelo, costa poco, solo 20.000 crediti, lo trovate così sul mercato a prezzo minimo. E diciamo che in una Ligan io lo metterei come attaccante, però preferibilmente da punta unica perché mi sono trovato meglio che in coppia.
Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento di cosa ne pensate di Origin If. Qui è tutto da Marche, bella!